tutta la sala sobrava, non scordava in più, ma che indaghi su. Accompagnato per dire da stanza, da cucina, nel bagno, a profumo una roba, figlia mia, come mi ha? Senti qua, papà. E chi sono belle ruzze che stavolta, guarda qua, come sono grandi. Come sono grosse. Papà, io ho cambiato torrefazione. Hai fatto bene. Quelle che prendevamo l'altra volta non era di buona qualità. Sì, che non sapevo, vedi, sono più grandi, sono lucidi. Come sono grosse. Non ti preoccupare. E quello poi l'aroma si sente, quando una cosa è buona, l'aroma mi ha buttato, l'ha gitto fino a qua con questo profumo. Papà, hai preso il caffè che ti ho lasciato sul comodino? Come, non l'hai pigliato, figlia mia, Ma che è caffè che è? Caffè cioccolata, hai capito no? La squisitezza, figlia mia, e manello raro dopo, come sei fa un caffè tu, e chi lo stava fa? Io l'ho portato pure alle ragazze dentro, ma non si svegliano ancora. Ehi, e che lo posso scegliere, mi faccio da quello se vuole cannulato, se vuole. Quattro guaglioni che dormono dalla mattina alla sera, pensano soltanto al divertimento, cinema, teatro e altre idee sbagliate. Papà, per la colazione da portarsi sulla spiaggia ho preparato un affrittato con 6 uova. Ma tu che dici, basta? 6 uova? E mo fai schiattare. 6 uova, non ti preoccupare, vanno bene. A chissà guaglioni che questa affrittata fanno loro a fare. Che epoca! Sì. Sì, sto qua. Cucimi la piega di questo vestito, va. Ieri sera ci è andato a finire il tacco dentro.
Arriva perché non te la sei concentrata, grobo, sì. Ma questa taglia a mazza serve per ogni cosa in questa casa. Ma che comando, gattina, e tenete tutti quanti, ma tu vieni che comando. Uff, papà, tu lo sai, io sono di salute delicata, sì, e servizi troppo pesanti non li posso fare. Non vuoi fare servizi pesanti? Avrei un servizio pesante a cui ci si l'ha piegato un vestito. Il fatto è che a voi piace essere serviti. Ecco tu, servite la mattina e la sera. Ma non lo vedi come sono ridotto? No, non lo vedi? Quello capoccino là è un altro vino. Non parliamo della palpitazione di cuore, per carità. Quella ogni tanto la più piccola emozione, qua, vedi, qua, mi prende. Guarda, la palpitazione di cuore, mi prende. Se dici mi prende, capica R, mi prega, apri, mi prende. Vuoi passare, mi prende, ma le fa paura, mi prende, ma vedi, mi prende. Ma perché è la prima grande che stai facendo, hai capito? La prima, e dimmi con Matteo, sai come è chiamato? No. Scupillo, ma se è scopo, così è chiamato? Papà, ma quando è scupillo, quando si capisce che dovevo fare la tua, ho diventato grasso come una botte. Bella cosa, sì, bella volgarità, abbi pazienza. Una volgarità, ma invece stai di male. Grazie, se stai meglio come fare la morte in vacanza, ma guardate che la faccia bianca come la cera, guarda. Allora, prima era così carino, schiocco rosso in faccia, il biscotto della salute. Allora, guardate, perché che ci sta di male a essere un pochettino ciacciottello? Guarda, adesso sì, pure essere stai in salute, non è donna. Ma che c'entra adesso sei sella, scusa? Vabbè, ho capito. Io poi mi illudo di poter far capire certe cose a te. Il fatto, lo sai qual è? Che tu sei di un'altra epoca, ecco. Quale, per esempio, quale? Quella di quando Berta filava, per esempio. E tu di queste, hai capito? Di un'epoca corrotta. Noi siamo penetrati nello spazio infinito, oramai. Papà, conosciamo il cosmo. Ma tu conosci tu? Che conosci tu? Io no, che c'entra? Mica sono uno scienziato, sono. Ma una della mia generazione sì. La generazione si conosce nuove cose. Il cosmo conosce. Che è il vostro cosmo? Io non lo so. Conosce nuove cose. Passate zitto, la generazione, uno della mia generazione. Uno solo che conosce tutto qua. Ma io conosco il cosmo. Stamattina tua mare è da voi? Sì, signore. Guarda a te, non stai a bustolendo, mare, allora. Quando mai, papà, quella è la tintarella, la puntatura. La tintarella. Scazzo, papà, così ti viene un sicuro toscano. Vergogna. Vergogna? E vergogna di che cosa, scusa? Guardate a qua. Ma che sono costumi? No. Che coscia a fuori? Tutto da fuori. Pure in bullicola, pure che siete diventati? Vergognatevi, vi dovete vergognare. E tutto quello che uscì, tutto così, guardate. I tempi tuoi, papà, vi facevate i bagni vestiti tutto pure. Magari che so, con la giacca, la cravatta. Papà, ma io ho capito una cosa stamattina. Ma tu dovresti agire con noi come hai agito con Sesella, sì? Per tenerla chiusa in casa e farla diventare una donna come dicevi tu. È arrivata a 40 anni e non si è sposata. Stai zitta, capito? Stai che oltretutto non tiene un minimo di educazione. E sei cinica e sei pure cretina. Va bene, quante storie. Papà si arrabbia. Però sei pure buffo. Si capisce? Ho toccato la suscettibilità di Sesella, il tuo occhio destro, la punta del tuo cuore. Papà, ma tu la vedi a Sesella, sì? Che non mi sembra Zuculì. Stai chiuso in questa gabbia e cado resto. Povera bestiola, zitella e privo di libertà. Il necessario che dove stai chiusa è una gabbia onesta. E sul fatto dell'onestà, mi sa, dicevo qualche cosa tu. Io? Sulla nostra gabbia? Sì.
Ma figurati, ma chi te la doc? Mi me la doc? Io l'ho sempre pensato, ma dalla nascita. Sì, sì. Dalla nascita, sì. Sei scostumato, sei maleducato. Sempre lo sei stato. Lo fa la cosa, lo fa la cattiva. Però ricordati una cosa, e guarda che ti dico. Guarda, siente pure. Sì. E dillo anche alle tue sorelle, alle tue amiche, agli amici tuoi, tutti quelli che passano e spassano un coppa a sta casa. Mm. Dillo a tutti quanti. Che stasera lo trovo innamorato, sì. Stasera si sposerà, non ti preoccupare, e sicuramente avrò un matrimonio migliore del vostro. Questo è certo, vabbè. Migliore del vostro, dicela a tutti quanti. Io ho finito, ecco fatto. No, ma là, non ce la facevo proprio più, non ce la facevo. Hai detto pure grazie, hai detto sì, dale qua alle tue sorelle, sette figli, dale qua, avete fatto una crocchia, una crocchia, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non darete, figlia mia, non darete, che lei non ha spostato, non darete proprio, è una spostata. E perché, papà, quella tiene ragione, chi volete che pensi più a me? Io ci ho rinunciato ormai. In sta casa l'hanno pigliato come un albergo. Vanno, vengono. E sti fidanzati appresso, uno l'ha assenato, figlio, tutti quanti va qui sopra, pare nei quadrini. E tutti brutti, sa, tutti brutti. Ce ne sta nessuno, si va, tutti brutti. Tutto scongiglio passano per qua sopra. Papà, papà, non è più l'epoca di una volta. No. E poi secondo te? Perché vive oggi una ragazza se non con la speranza di poter voler bene e di essere voluta bene? Sì, sì, sì. E allora, ma questo, che allora si truccano, capito? Si fanno bene. Ciò da ne voglio una presa, tutto moderno, loro, costumini così, coscia a fuoco, bionda. Si cagnano i capelli, si fanno, si scagliano. Si scagliano, si fa. Sì, sì, ma perché non ti tagli una poco così? Cioè, tiene una cipolla a cadere. Cioè, ma non ti fa niente, non ti... Cioè, non puoi, come tu, come se uno camminasse e buttasse un sacco di patate. Sto bello, sì, 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 però sto bello. Però sta cipolla, non è una cipollina, se non sono più ci vuole un'ora e mezza per dare la prima roba. Papà, ma sarebbe un peccato, sono così bello. Lo so. E poi non ti ricordi la buon'anima di mamma? Che arrabbiatura si prese quando se li tagliarono loro. Sì, ti sì. Ricordi? Ecco, me lo ricordo. Mamma non voleva. Non voleva, mamma. Non voleva, mamma, sì, sì. E sta vesta, sì. Ma non le trovate. Da quale mucchio le pigliate sta vesta? Che se si ricordo oggi? Hai capito no? È antica, se sei avessi antica, non le tua. È della felice memoria di mamma. Ma come guarda bene, non te lo ricordi? Sì, ma me lo ricordo. Sì, sì, la felice memoria di mia moglie, sì. Ma mettendolo addosso, che cosa hai potuto risparmiare? Che cosa? Io non l'ho fatto per risparmiare, non signore. Mi è piaciuto di vedermela addosso. Guarda che ci venga dentro la buon'anima di mamma. E così, papà, per ricordo. Ah, se sì, per ricordo. Mi ammagino il caffè. Uffa, è stato in basso stamattina, Tengo male di stomaco, mi fa male. Uffa. Si capisce che mi senti male. Ti sei mangiata quattro uova. Quattro? A zabbaglione, però. A zabbaglione? Sì, signora, sì, signora. Ma devo fare questa maledetta cua, avanti.
Però intanto sono ingrassata di 300 grammi. Vabbè, ingrassata di 300 grammi. Ma sai un fatto, 300 grammi. Certo, papà. Sono solo 3 mesi che ho cominciato. Capito? Solo 3 mesi, A 100 grammi al mese. Sono un pane a rimorchi, uova a zabaglione. E io pago. E chi deve pagare? Scusa. Forse tu a dire che ero magra, che mi sarei ammalata. Adesso mi ingrassi e papà neanche va bene. Mamma, sei veramente un tipo originale, lo sai. Prima per dimagrire, più sapevo avesse fatto. E adesso per aumentare di qualche grammo, forse che facendo mangiare un vitello intero. Almeno parecchio secche prima. Quanto siete cretine tutte e due. Sì, sì. Ma tu quanto pizza? 74 kg e mezzo, papà. A dire la verità, penso di essere aumentata. Pure? Senta, zitto, non passa di niente. Ma sì. Io vi devo dire la verità. Non mi penso, perché non voglio avere brutte sorprese. E fai proprio bene, Gauccia. Stai prendendo delle proporzioni, stai prendendo. Tra poco ti metteranno in mostra come la donna cannone. Senti, Giulia, se non la finisci di fare la super donna, ti arriva uno schiaffo che ti faccio baciare la pavimento. Oddio, veramente? Veramente? E sai che ti dico? Che non vedo l'ora di sposarmi. E sai perché? No. A così non ti tengo più 3 figli. Ma perché, scusa? Ti sposi solamente tu? Per adesso sì. Grazie a Dio, qua tutte ci sposiamo. Io mi sposo, ma anche si sposa. Sì, tra poco. Appunto. Non c'è rimasto solo Antonietta che è ragazza, ma pare pure lei che è una certa novità. Un figlio dell'avvocato, quello che abita al terzo piano, sì signore. E allora che la ruzza, perché te ne vai tanto in porto di giunta con questo tuo matrimonio? Ehi! Tutto un matrimonio! Ma come Antonietta si sposa? Ma c'ha appena 16 anni! Papà! Ma tu non vuoi capire o no che le ragazze oggi si devono svegliare presto la mattina? Sì. Come si dice? Non ci si deve far piovere addosso! Carmela! Vada si deve! Ha ragione! Macchina per cosa? Sesella? Sì. Antonietta si vuole far vedere come si infila l'ago della macchina, perché dice che non lo sa fare. Ce lo vuoi far vedere tu un momento? Ma tu stai scherzando? Ma tu stai scherzando? Quella me la rompo! Guardate! Ma quando mai poi Antonietta ha saputo cucire a macchina? Va bene. Quella macchina è mia! E la so usare solamente io. Ma non mi fa ridere, non so se come se fosse una macchina speciale. Oh, niente di speciale, si intende. Ma un regalo di papà e vi sembra poco. Oh, per me è tutto. E poi ci faccio tante cosine, non soltanto per me. Bravo, bravo. E poi avete detto proprio bene. È un regalo di papà. E ci tengo a sapere. È bravo, lo sapeva. E questo è bello. Questa è bella, avete capito? Sì, un regalo di papà e ci tiene. Non come a voi. Il regalo che abbiamo fatto a voi. E mica me l'avete assimato come ha fatto lei. Qui il regalo me l'avete messo sotto i piedi. Stai dicendo, papà? A pure i nomi, sotto i piedi. Invece lei no, li ha conservati i regali. Quella macchina da cucire gliel'ho regalata anche per farle un augurio. Il corredo da sposare. Crocchia, crocchia! La novità fa, è bene. Sì, è bene. Anche per questo. Già. E guarda un po', adesso Sesella ci vuole far credere che non tiene più a certe cose. Non c'è nessuna donna. Certo, un cuore ce l'hai pure tu. Non ci tengo sul serio, vero papà? È vero, non è ci tengo. Noi abbiamo capito, cara. Ma a noi non ce la devi intendere! No. Che cosa? Vabbè, sì, sì. Ma si può sapere che state dicendo? Ma dove lo fai, Sesè? Papà? Che c'è? Sesella è innamorata e tu non sai niente! Mamma mia, che stupida te lo dici! Sesè, sì, non avete capito! Siete malpaccia e cattive! Papà, mi faccio fatti mia! Ma che tu vuoi?
sempre a prendere in giro. Non ho carri di capo! La cacchia ride! Vieni qua! Allora con me, aspetta! Ma tu veramente sei innamorata, papà? Dimmela, papà, ti sei innamorata veramente? Sì, sì! Tu sei innamorata, papà? E guardate che prima, con chi giorni è distrinta a sta casa succede. Ma non mi ha più preso. Non tarderò, faccio vedere che succede in da sta casa. Faccio vedere. Succede. Ma che tipo che la sosella. Aspetta, mi ha detto, mo torna e ti insegno ad infilare l'ago della macchina. Oh, non si è vista più. Non si è vista più. Ma il giornale non ci sta, lei. Ci devo avvolgere la colazione. Voi me lo date un giornale, sì? Un giornale, dove lo trovo? Qui, buongiorno signora, come state? E infatti non mi hanno visto più. Avete fatto una gita? Aspetta! Ad Amalfi! Bellissimo, signore! Ovvero? Ma... E chissà che bella gita che sarà stata! Sì, come? Ci credo! Cosa? Carmela! Qua dentro! Sì! Aspettate, signore, ma ve la chiamo! Aspettate un momento! Carmela! Carmela! Vieni, ci sta la signora De Felice che ti vuole salutare. La signora De Felice? È stata da Amalfi, Carmela. Ad Amalfi? Ha fatto la gita. Ma bravo, è molto fatto la gita. Signora, buongiorno. Come state? Grazie, pure io, sì, tutto a posto. Sì, mi sposo, sì. Come? Anche vostra figlia? Niente di meno, fra un mese. Guarda un poco, e non sapevamo proprio niente. A Giulia? Sì, un momento, ma ve la chiamo subito, un attimo, aspettate. Giulia! Giulia, corri, vieni a sentire. Perché? La figlia della signora De Felice. Voi la chiatta già. Si sposa pure lei, ma voi capite? Hai capito? Lo sgobbio, si sposa, lo sgobbio. Dico la ballerina! Che cosa si crede che sia? Finalmente! Salite! Sì, salite! La casa lì è diventata un pacca di membranze! Belli! Sono qui! Sì! Sono aumentata di peso! Sì, signore! 100 grammi! Giacome! Ho fatto sforzo! Non vedi, non è certo! Sì, va bene, non ti preoccupare! Domani vediamo, vedi! Buongiorno! Avanti, voglio sapere chi è. Ma chi è chi, papà? Io non ti capisco. Ma come non mi capisci? Prima hai detto se sei innamorata, così colà, voglio sapere chi è. Ma niente, papà, è una sciocchezza, non ti preoccupare. È una sciocchezza? Signora,
Facete ma sapere, voglio sapere chi è questo cristiano, chi è? Ma niente, papà, non ti preoccupare, è una sciocchezza. Ah, davvero, una sciocchezza, te lo vuoi? Ma cosa sai, cinema a colore, oh, fuori? Papà, la signora De Felice mi stava parlando. Ha detto così che la figlia si sposa, quella chiappa gatta, ma questa figlia... Una figlia che si sposa, a casa sposano tutto. Mi devi dire chi è? Oh. Papà, ma non ti preoccupare, noi abbiamo scherzato. Ma vita pazza. Sì, sì. Voi avete parlato seriamente. Se sei uno sai innamorato, non sei lì. Papà! Ma parla! Papà, noi abbiamo scherzato perché veramente ci siamo accorti che Sesella se n'è invadita. Ma in quanto a lui, io non lo so. Ma papà, ti cionca che può! Papà! Oh, papà! Chi è? Ecco qua, uno scherzo che abbiamo fatto e subito papà comincia l'interrogatorio. Esatto, l'interrogatorio. Chi è? Madonna mia, e che modi! Lo vuoi sapere? Fatti uscire, spirito! E mo te lo dico. Si chiama Luciano. Piano piano, dimmi i nomi, piano piano. Luciano. Luciano. Luciano Giacomelli. Giacomelli. Il signore, hai capito chi è, papà? Ma quel giornalista, amico intimo di Beppe. Oh, quello che viene qua tutte le sere, capito? Il più simpatico, bene di me. Il più bello. Proprio un bel giorno. Luciano Giacomelli, il più bello. Tu sei l'unico, cosa sa? Vabbè, un bel giorno. E Luciano Giacomelli. Proprio lui. Pronto, affido, va piacente. Luciano Giacomelli, tipo simpatico, bello. Ah, divertente, sì. Sì, sì. Bello, simpatico, bello, sta pure risparmiato, ma questo non significa niente. Questo non si mi fa piacere, mi fa piacere che sia. Ha saputo scegliere, brava Luciana Giacomelli. Noi. Fa piacere, vedi. Papà, ma tu rifletti su quello che dici? Come? Che già quello. L'amore di padre gli ha ottenebrato il cervello. Papà. Luciano Giacomelli, sì, è un giovanotto bello, giovane, simpatico. Sasella. Sasella, papà, sta sotto i 40. Perché sì? Già se sta sotto i 40. Gli anni sono quelli che si mostrano, cara mia. Sasella può fare una guagliugella, capito? Una creatura. Sì, signor. Specialmente quando è serena nello spirito. E si vuoi, e tu no, specialmente. Ah, facissimo pigliamento paura. E fare dei servizi a destra e a sinistra. E un posto facendo. Capito, bravo. E vada.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Come state, bella? Oi, buongiorno. Buongiorno a te. Come state? Benissimo. Avete una faccia che sembra una pasta. Oh, grazie, troppo. Complimenti. Grazie per me. Buongiorno. Signorina Carmela. Buongiorno. Come sta? Già, che domande, siete sempre fresco come la roccia. Grazie, siete sempre così gentile. Grazie. Ma prego, accomodatevi. Sì, grazie. Prego, prego. Grazie, signora. Grazie, signora. Grazie. Signorina Giulia, allora, come sta? Come sta? Bene, bene, grazie. La nostra signorina Giulia sembra intendere la lettura. Il signor... E si può sapere il titolo del libro che tanto va appassiona? Ma sono le poesie di Rocco Caldiri. Ospita. Ma perché non lo conoscete? Come no, Rocco Caldiri, famosissimo. Vabbè, qua ha scritto delle poesie che sono eccezionali, come Sciaurata. Ah no, signorina, l'hai da abbreviare, che era Sciauratella. Ah, sì, sì, è vero, Sciauratella, una delizia per il cuore. Sì, signora, io penso che poi Rocco Caldiri sia un poeta veramente vicino al cuore di tutti noi. Sì, sì, sì. Come si dice, signori, un sentimentalone. È vero. Ha scritto delle poesie che sono... Sì, scrive delle poesie che sono... Signorini, avete mai letto qualche poesia da mia? Nostra? Ma perché voi scrivete pure poesie? Scrivo poesie? Io scrivo dei romanzi appuntati di poesie, sì, dei poemi. E fatemi una cosa, mandatemi il volume che è forte, lo leggerò. Sì. Scrive le poesie, scrive. No, io penso che volume a che essere un giovane, no. Signorina Carmela, è possibile fare quattro chiacchiere con voi? Non vi si trova mai in grado, sempre così impapparata. Anche l'altro giorno sono venuto e non v'aggio trovata. Sì, sì, mi ricordo, siete venuto con Alberto Mino. Sì. Già, con Alberto vostro, sì. Ma prego, prego, accomodatevi. Grazie, signori, grazie. Con Alberto, sapete, in questi giorni... Sono così occupata per i preparativi del matrimonio. Certo. La sarta, la modista, il calzolaio, la casa nuova. Già la sarta, la modista, il calzolaio, la casa nuova, perché ci vuole. Ebbene, ci mancano solo 15 giorni e poi... Si compierà il rito. Già, il rito. Già. Sì. E voi? Io che? No, dico, non pensate a sposarvi? No, sposarmi io, signorino, no? Io non posso. E perché, scusate? E mica vi manca qualche cosa? No, non esattamente. Vedete, la donna che avrei voluto sposare con tutto il cuore, sposanata. Poveretto, vi ha tradito. E chi è, chi è? La conosciamo? Sì, ha saputo bene. Ah, la conosciamo. Che voglia di indovinare. Indovinare. E chi sarà? Chi sarà? E chi potrà mai essere? Ma su, ditemelo voi. Ecco, indovinate. Cercate di indovinare. Sì. Dunque, vediamo un po'. Allora, è bella? Sì. È bella. E allora potrebbe essere Patrizia, Lucia... Pure Maria, però, sì, sì, pure Maria potrebbe essere. E... è ricca? Abbastanza, sì. E allora Maria non può essere? No. No. Si la sta disperata. E vediamo un po', ci facevate all'amore? Oppure era soltanto una simpatia? No, ho cercato di farle comprendere il mio sentimento nascosto. Ha guardato. La fissavo. Ah. Capisco. E non le avete mai detto niente? Mai. Mai. Perché è la fidanzata di un mio carissimo amico. Ah. E è molto istruita? No. È bella. È troppo bella. Signorina, è bella assai. Ma non capisce niente. Meglio così, che ve ne facevate di una stupida, no? Già. Con permesso? Prego. Scusate un attimo. Prego. Permesso. E chi ha strappato il giornale? L'ha strappato io, per avvolgerci la colazione.
Eh? Brava Antonietta. E da dove l'hai preso? Dai giornali che tieni conservati sei sella. Anna mia, Antonietta, hai fatto un bel guaio, hai fatto. E mo ti senti a papà. Tu lo sai che papà ci tiene per questi giornali. Mo ti senti a papà, mo, eh? Scusate, signorina. A signorina Sesella si conserva il giornale. Ho capito, forse per i fotoromanzi. Altro che romanzi. Si conserva quelli dove sono pubblicati le novelle vostre. Ah, cioè, com'è? Sì? Le novelle vostre. Ho capito, signorina, ho capito. Le novelle vostre. Sì, sì, ho capito. Sì. Signorina... la boccherina questa! Le novelle mie ricche, guardate che si passa! Oh, le novelle vostre! Aspetta! Giulia! Barra a porta! Chi sta dentro sicuramente per me! Ho innamorato tuo, mamma! Sta spiritosa! E la faccio pure la porta! No, no, tu è arrivato Bebè! È arrivato Bebè! Bebè! Amore mio! Giù, come sei bello, Samarino! Guarda, fatti ammirare! È uno splendore, sei! Come sei bello! Ma ci sei nessuno che... E chi sono? Una spada! Qui, Luciano! Come stai? Come stai? Stai benissimo! Andi proprio come il cazzo si mancherò! Bello, bello, riggio! Ti volevo chiedere una cortesia! Ah, qualsiasi cosa basta che non si atti soldi! No, qua sono! Non è che sto disperando, capito? Ho pezzo tu andarci qui! Ho capito, ho pezzo tu quando! Vabbè, questo mi sa, chiusi un bicchio! Non mi interessa! Con tempo una patente di qui! Una preghiera! Ah, questo che cos'è? E che si mette sulla linea qui? No, qui c'è una preghiera! Mi c'è via, non lo prendo! Ti vado, mi via, c'è la verità! Ma va, ma c'è, ma te devo fare! No, è significato! E beh, Beppe! Non ti voglio dire niente giù! E che cosa? Senti, che tu lo fai! Sistemavo alcuni affari e allora eccomi qua. Va bene, scusami, adesso. Ma io ti volevo far vedere quel regalo che ci ha portato Rosa, quello per il matrimonio. Vuoi venire, sta di là. Sì. Regagna, sì. Se no io non ti sputo. Non ti preoccupare. Non ti esagerare. È inutile che ti va, chissà. Ieri sera eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo visti prima di andare a questa spiaggia, scusa. Io prima, però, giù, ma dove buoni? Ma che mi pigliate? Una macchina di precisioni, c'è la vita, un robot mi pigliate. Io sono giù moderna, alla moda, alla pace. Che significa? In botto manco l'orologio, io non lo so. Sono sportivo, che c'è zicca. A proposito, mi in mente devo dire una cosa a Luciano. E che mi lasci solo tu? Secca, chi ti sveglia? Aspetta, faccio verso verso, facciamo bella. Luciano! È stato? Senti qua, ti devo dire due cose importantissime, devo dire. Ah, sì? Importantissime. Che incomincia la prima o la seconda? Morisce la terza, bebè! Incomincia a fare spiritoso, una cosa. La prima cosa è che ieri con gli amici siamo andati a Cicco. A Cicco e tennis. Ah, sì, sì, mi ricordo. Non ti puoi immaginare che abbiamo incontrato. Ma chi è chi? Non ti puoi immaginare. Giustevo, come faccio? E dice, dice. Che dica, bebè, non c'è. Dice, dice. Non lo so. Oh, indovina. 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 Ecco, la porcoca. Non lo spirito, se me non ci sei, scusa. Indovina. Dico indovina, tu indovina. Dove sta la tua sorella? Ah, ma non ci sei. Ma io mi ti dice. Bebè, non facciamo i giochi di meglio. Abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato a me. Eh,
E chi è? Come me? Non mi ricordo che sei. Ma è Gottiglio, ma se vedessi sei ingassata. Chi io? No, sto parlando di me, sto parlando. Ah, me, scusa. Sì, lassù, una botte. Ma così incredibile, mi sta, è la sorella, non mi piace più. Ma scusa, no, ma scusa, non me la scusi più, è una cosa incredibile. Giù, giù! E per cortesia, ti sei azzeccato questa mattina, e che cos'è? Questa giacca poco non serve più, non serve. Mi hai fatto una mappina, mi hai una mappina. Questo mi costa una cifra, sa? Quello è un modello, sa? Ma scusa, quello è un gesto affettuoso, sa? Sì, ma fa caldo, scampo, si fa cortesia. Senti un po' con l'aria, ti stavi dando bene lassù a piare l'aria. Io sto vicino vicino. No, qua vicino, fai così, metti vicino piano forte. E tu torni presto. E torno presto presto. E te lo giù. E te lo giù. Mi guarda l'uomo. Ho pensato, Bebè. Dici? Suona un pezzo. No! Amore, amore, faccio seguire. Luciano, la seconda cosa che devo dire, un tuo paese personale, dice, e per il proseguimento di questa giornata, un tuo paese, che dici, mo che andiamo a mare con le ragazze, tu che dici, un bagno mi faccio o non mi faccio? Bebè, tu lo puoi fare, sì. Come? Te lo vuoi fare il bagno? Io sì, mi voglio fare. E fattelo. No, ma tu hai visto che vento qui stamattina, un vento fortissimo, hai capito? Quello in mare sarà sicuramente accidatissimo, così che lì puoi stare le onde, i cavalloni, i cavallacci. E tu sai, non ci notà. Ah, e perciò tu devi fare il bagno, beh. Eh sì, perciò tu devi fare il bagno, perché può darsi che tu ti tuffi a mare, no? Qualche cavallaccio ti prende, tu là sotto non sai nuoto. Fai nulla, non c'è. Speci. Ma è uno scherzo, so. È uno scherzo, giù giù. Ho fatto, eccomi qua. Ho fatto subito, subito. Sto pure a Betto, vabbè, come stai? Stai buono, sì. Ma Padre Pasquale non ci stava stamattina, non ci stava Padre Pasquale. Padre Pasquale? E beh, chi è il suo Padre Pasquale? Come chi è? O Padre Giugiù? O Padre Carmelo? Niente di vero, ma lo dici Padre Pasquale. Per forza, scusa. Sì, lo spiego. Devi sapere che a Betto io devo fare una dispensazione, devo fare una dispensa, una dispensazione tra Padre Pasquale e Padre Battolo. Padre Battolo e Padre mio vero, diciamo. Papà mio, lo chiamo Padre Battolo, hai capito? Il padre Pasquale è il mio futuro suci, il padre Giugiù, tu mi immagini, scusate, ma il fente ci deve stare. Deve stare. Ma padre Pasquale non ci sta. Bebè, ma tu vita? No. E allora non ci sta. Ecco, ma non ci sta. Quando si disfido, si vuole una scadina. Vieni, bebè, vieni. Una cosa importante. Carissimo, carissimo, da Pasquale, è greggio, da Pasquale. Un vuoto! Non lo dite proprio, guarda, quando dite queste parole vi devo dire la verità, il mio cuore lo faceva da mandare a spugliatella. Ciao, sono stato un pochettino di lei, mi trovavano in un fazzoletto. Immaginate, io trovo un fazzoletto. Ho girato a 40-50 dirette, ma che trovo un fazzoletto? 5 femmine lì da casa, tu manda uno, tu manda un'altra, niente. Appena ho chiesto a stasera, non so se dove sta il fazzoletto, a 40 dirette, ne ha tirato tutto, e l'ha pigliato. Papà, tieni il fazzoletto. Sì, sì, la fatina della casa. No, non lo sapete, la fatina della casa. Ah, ma è un arone. Stasera, sono l'unico che stava a rossare il fazzoletto. E tutti vado, caro Luciano, insomma, ecco stasera, aria! Salutate Luciano. Sentite che cosa ha detto il nostro Luciano, che sente molto la nostra mancanza. C'è. L'avete detto prima? Ho qua un vuoto. Un vuoto, e lì ci vogliamo accomodare. Come no? Facciamo facciamo accomodare Luciano. Prego, prego. Sì, solo. Oh, sì, una bella. Il Pasquale, buongiorno. Alberto carissimo. Andiamo. Sempre più giovane tuo padre. Grazie, grazie. Andate, ma comunque, Luciano. Carmela, io non dovevo chiedere a cucinare una magna. Sì, sì. No, che è difficile. Ma io stavo parlando con Alberto. Ma tu hai sentito? Dobbiamo preparare colazione.
dobbiamo andare al mare. Sì, sì, ma non campai, è troppo in dare il colazione. Come dici? Ci devo stare per forza io, che sta niente da fare. Come dici? Andate. Fammi il pescuare che inizi, un mozzare. Padre Pasquale, un padrone di casa, il mio futuro suocero, ma è bello, un simpatico bicchierino, si dà la verità. Non ho salutato voi, ho già salutato Alberto. E poi vado a fare una cortesia. Ma che su fatte Padre Pasquale? Padre Pasquale, ma non mi avete visto, mi danno un bello. Che dire, dove mi avete visto? Io mi chiamo Pasquale, ti capitano Pasquale. Ho capito, sì, vabbè, ma ce lo devo spiegare tu a lui. Mo' ce l'ho detto, poco fa anche a Betto, ci ho detto. No, ci ho detto, infatti, Padre Pasquale. Sì, Padre Batto, voi sapete, vostro amico carissimo, sì, sì, tanti anni, è mio padre, papà, io chiamo Padre Batto, Padre Batto. A voi vi chiamo Padre Pasquale, che siete il mio futuro sucio, Padre Gesù. Io una differenza la devo fare. Se lo faccio, non vogliamo. E non mi chiamo, ma perché mi avete a voi, scusa? Ma quali rapporti ci stanno tra me e voi? Come? Scusa. Come, quali rapporti? E quali rapporti teniamo? Io mi devo sposare la figlia, forse. Giù, sei scusato chi lo dà, talmente che lo hanno portato, che lo vanno qua. Giù, guarda, la mia come una caramella, giù. Noi si chiama giù. E non volevo questo matrimonio. Non volevo! Non lo volevo! Non lo volevo! Questo mi giunge assolutamente io! Ah, mi giunge lui! E perché sei lì? E perché? Dovete sapere! Questo punto che voi sapete! Non me l'hai detto tu poco fa! No, ma lo sapete! Scusate, non ce la già perché siete scemi! Qui! Sì! Ma è possibile! Ma è possibile proprio! Scema a me! È possibile! Io sono un signore! Un signore! Siete un signore scemo! Anche il signore può essere scemo. Avete capito? Lucia, voi siete signore. Ma non sono scemo, facciamo. Ma non esiste proprio, scusate. Io ci ho studiato. Avete studiato male. Sì, avete appreso male. D'altronde vostro padre mi dice sempre, padre Batto. Mi dice sempre. Quindi, Pasquale, io non scemo, devo rendere la casa. Me lo tolgo io e torno a te. Padre Batto conosce la mia intelligenza, la mia cultura, il mio charme. Ciucci, portati un pochettino che hai partito. A Batto, capi, e si viene la forza, e tu la faccia. A stupere il ruolo. Accomodati. Grazie per baciare, grazie. Stasera, vai, ecco, accomodati. Grazie. Preparo un cucino, sì, cucinare. Oh, tu sei passato non male con questo bebè, non è antipatico, ma c'è un po' seccato. È impatente, ma non ne parlando però. Dunque, Luciano, una bella tazza di caffè. Bravo! Ma tu non hai un caffè, qui Luciano. Luciano prendi il caffè stasera, prepara una bella tazzina di caffè. Ma qua, non avete capito, scusate, l'ho preso poc'anzi al bar. E me lo pigliate no? Ah sì, 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 sì. Me ne prendete un'altra? Sì, vabbè, lo dicevo per non disturbare la signorina se sei. No! Avete il tazzo a me sul caffè, no. Sporca! E che volete disturbare? Che stai disturbando, se sei disturba, che disturbare? Dici qualche cosa, parla, che lei parla, sapete? Ah sì! Quando parla, non lo so oggi che cosa l'ha pigliato in questa giornata, caro Luciano, non forse qualcuno l'ha fatto colpo. Ma lei parla, dice qualche cosa, papà, dice qualche cosa. Questo quando parla, caro Luciano, hai visto quanto è bello ascoltarlo? Ho visto la radio, bello, non lo sei. Parla, dice qualche cosa, so, papà. Senti. Senti, questo quando parla fila, sa, con la mozzarella, se ne va. Senti. Ho caffè che pigli sempre. Ecco. Guardate che risposto. Voi avete capito perché vi ha detto questo? Perché ha detto il caffè non lo prendo. E se il caffè si prende sempre. Ma puntualizzare. Ma no,
pigliato, questo pubblico sa filosofia. Non me la c'è. È filosofo, quello è anche filosofico, perché non voglio un caffè, il caffè si prende sempre. E guardate che furbizia che è, sì. La furbizia proprio. Ma di per scolare mi avete chiamato? È sempre il suo bacio. Mi avete chiamato, dicevi? Non mi ha chiamato. Non mi avete chiamato. Non mi ha chiamato. No, mi avete chiamato. Pizzurro, ha chiamato tu. Hai il caffè, no bebè. Io avevo capito bebè. No, il caffè. No, non avete capito male. No, anche perché io volevo parlare. No, voi vedete questo difetto, caro bebè. Udumi, appena vedete che due persone stanno parlando così simpaticamente, va presentato e facito il piccanazzo. Fate il piccanazzo. Il piccanazzo, fate Pasquale. Sì, per il fatto è successo prima, per il modo in cui me l'avete adattato, soprattutto quando giù giù. Ma parliamo poco, ne parliamo. Io vi volevo ricordare che da poco in questa casa io verrò a ricoprire un ruolo molto importante, la donna che tiene, avevo voglia di scegliere. Perché voi dovete sapere, caro Luciano, che io do alle mie figlie una dote molto sostanziosa, anche stasera naturalmente. A proposito di dote, vi voglio ricordare, guardate l'appartamento. Ma dove andava? Ma dai, sto parlando un po' con Luciano. Ruffa! Ma dimmi, e potresti essere anche un po' più gentile con mio futuro marito. Ma guarda che ti fa un po' un futuro marito. Oh marito, si è ascoltato a Erna, hai tu marito. Oh marito, sì, e poi ti vedere un da, dove penso. E ti essere un domani, andatevi. Caro Luciano, voglio vedere un domani le figlie che si rubano. Camminava tinta alla casa, una capa tanti, i vecchi elefanti, il coccio sta più cretini del padre. Lasciamo perdere, non vi voglio la soddisfazione, è meglio che vi rispondo poco. Andiamo, Gigi, è meglio che ci andiamo. Ma Pasquale, io vi darò delle soddisfazioni incredibili per quanto riguarda i figli. Io vi darò dei nipoti bellissimi, belli come la mamma e intelligenti come il padre. Così va. Ma Pasquale, che c'è? I figli nostri, tanti piccoli marconi. Quanti piccoli marconi? Aspita, marconi! Diciamo, voi che cosa state pensando? Marconi, l'inventore! Ah, l'inventore! Ma le marconi a bacio che anche io, già c'è! Marconi, vi dite che c'è di Marconi a mattina? Perché se non ha telefono, che non ha finito? Non ne parliamo proprio! Marconi, vi dite c'è di Marconi? Ma io ho passato, ma di quasi ti intrometto, se guardate con calma, stavo parlando, aspettavo proprio voi, caro Luciano, a favore! Dunque dovete pensare, caro Luciano, che io alle mie figlie do una dote, vi ho detto, molto molto sostanziosa, e anche stasera, perché stasera è la prima di tutto quanto, la patina della casa. Stasera sicuramente piglierà cose molto molto di più, anche a livello di denaro. Sì, non ne parliamo proprio. Come si dice a vuote gire, caro Luciano, stasera è un partitone. Avete detto qualche cosa? Perché l'ho visto fare con la testa così per dire aspide, e denari, mi stavo girando, dicevo. No, ma io vi ho visto annuire, cioè nel sì, dicevo. Però avete detto sì, forse sarà stato di vana, no, assolutamente, che nessuno si è mosso. Però mi fa piacere che voi a queste domande insomma rispondete bene. Sono presente. Siete presenti a queste cose. Il fatto della sentirete caro Giacomo, ma la Pasquale vi ringrazia, è cioccolata, non c'è una cioccolata nel senso, insomma pigliate pure.
Chiedi. Oh my God! Come ti avete sentito? Ottimo, prendi il bar! Complimenti, signori, complimenti! Prego, tieni, tieni. E adesso mi dovete fare la cortesia, caro Giacomelli. Dovreste rimanere a pranzo da noi. Oh, oggi ho preparato un ragù che Dio lo sa, è proprio da leccare le dita. Io lo ho preparato e stasera... Sella l'ha cucinato, è vero, Sella? Già. Ma qua, però oggi non posso. Perché il direttore del giornale dove sono impiegata ha detto che offre una colazione a tutti i corrispondenti. Non posso mancare, perderei il posto. Che faccio? Perdo il posto. Che fa? Perdo il posto. Come perdo il posto? No, non vado a perdere il posto, non state scherzando. Allora facciamo domani. Bene, domani è che si che dire. La tengo già nell'accordo, stai tranquillo. Arrivederci. Arrivederci. Si preoccupa sempre, avete visto? Ma ciò, e la signorina Cecelle non va al mare? No. Ma no. No. Ecco fa, rimango su. E a me chi m'accudisce. Ma lei ci va al mare? Sì. Lei ci va. Tante volte che va al mare. So che volte. È un nuovo costume. È un aderentissimo. C'è un liceo moderno, sapete? Un costume rosso e giallo. Sì, però non so Pupalolo. Uno pensa di Pupalolo che è un costume. Signore. È un costume. Sa anche nuotare. Sì. Sa fa tutte stile. Stile, come si chiama? Libero. Stile a schiena. No? Ma faccio a dorso. A orso, stile a orso. No, dorso. Caro Luciano, sa fare. E quando sarà la morte, quando fa la morte questa? Sì. Sull'acqua. Infatti quando viene un capo a spiaggia, ecco la morte, ecco la morte. Ma no! Perché quando fa la morte, infatti lei si mette così sopra la sigla, ma si fa una folla, lei così, e tutti quanti, è morto, invece no, bene, come non diciamo, non siete viva, non siete voi, no, complimenti, signori, complimenti, so fare la morte, bene. Chiedete qualche altra cosa, Luciano, perché lei risponde. Fatemi vedere qualcosa di... E parla, perché lei sa rispondere, sapete? Sì. Va bene, io qui c'ho voi potete parlare e lei risponde. Sì, lei... Madonna mia! E Papà! Ci siamo dimenticati a Giulia dentro! Ma guarda un po' venire da qui, mi chiamo ancora... Non è che si scordi la voce! Io si scordo nei cristiani! Tu vuoi venire? Tu vuoi scordare anche la vita! Luciano, ma voi non venite? No, sta parlando qua, come fa? Più tardi ho un appuntamento. Che fa? Perdo posto. Che faccio? Perdo posto. Ma guarda un po', che peccato però, Se volete vi accompagno alla macchina. Sì, con gran piacere. No, allora, piacere andiamo. Ciao papà, ci vediamo. Luciano, sì? Luciano. Di
ritornate subito. Come no, non basta. Perché ci tengo alla vostra presenza, volevo fare quattro chiacchiere con voi. State senza pensieri, state senza pensieri. Io non ne vengo, vicino alla macchina. Vi aspetto, Luciano, Allora io torno oggi pomeriggio, sì. Manca a pigliare un caffè. Volete tornare? Sì, è necessario proprio. Sì, devo tornare, è buona ora, vi dico. E molto ne andate? Andiamo a mare. A fare il bagno? No, mi pensi che un bagno non lo faccio. Oh, perché? Non vado a fare un bagno. Alle unde, no. Accitati. Bravo, bravo, ma ci deve avere un bagno. Guardassi che il padre eterno, se ne accorge. Se vuoi fare un bagno, se va bene, ci vediamo a fare un bagno. Arrivederci, vado a fare un bagno. Sta guandiero con le tazze. Vieni qua. Mietto per cano. Papà, ma che dici? Mietto per cano. E hanno fatto un zì, mietto per. Non ti preoccupare, mietto. Ma patatella mia. Ma che sono scarpe queste? Ma sono scarpe che buttavano, io non lo so, queste si buttavano anni e anni fa. E guarda queste cose, guarda queste cose, neanche mia nonna le buttava. Mia nonna non le buttava, guarda qua, guarda qua. E credo tutta lì, credo tutta lì, buttavo tutta lì. Fu, i cavoli in mano. Di calli alle porte, madonna, e scarpacce, e casette che portavano, i sultanini che sanno ricordosi. Guarano, è innamorata, papà. Ma perché? Perché non pure tu, Omara, a ballare? Pure tu, ma Guaranta, è innamorata. Papà, tu mi stai rimproverando, e non dovresti, perché io non ho creduto di fare un sacrificio obbedendoti. Tu mi consigliavi, e io penso a te, tu ricordi mamma. Non ti rimprovero. Mi rimprovero io, che stai? Ma è d'altronde che era fatto. Tu dovevi fare tutto al contrario di quello che hai fatto. E la casa, papà, la casa da governare. No, non ti preoccupare, sì, non dicevo questo. Guardami pure, sì, guardami bene, ma tu bene veramente. Giro dall'altra parte, mi vado a mettere su. No, sai, quando fai il giovane moderno, come sono, sai, guardo, mi sono innamorato, però quando fai tipo, ma quando mai, come ho messo se ne va, sì. Sì, ti farò felice. Felice tu a essere felice, sì, sì. E Giacomelli? Chi è? Giacomelli, Luciano, già ritornato. Sì, fatti trovare in un modo che lui appena entra, ti vedi in un modo giovanile. Una missione, appena lui arriva rimane colpito. Dove mi metto, papà? Dove pure, siediti. Ma ho capito come dici tu. Sì. Come quelle che state nelle riviste. Brava, ti capi che non ne hai fatta male. Tu vai, da qui, papà. Sì, vado, però ti raccomando, sì. Tu vai, papà. Sì, Maronna, ti sta bussando. In modo quando lui entra, è capi?
Vai al pianoforte. Sì. Suona una cosa chiassosa, una cosa allegra. Lo terrà d'oro con il tuo pianoforte. Vedete, a volte dobbiamo stare a casa, vedete, chi esce? Che c'è? O mare! Belle giornate! Il mare! Belle giornate! E quando le giornate sono belle, a chi è che non fa piacere, caro Giacomello? Caro Giacomello, a chi non fa piacere? A volte c'è il mare. Oui, grazie, grazie. Caro Luciano, grazie, ci voleva proprio. Ah, io stasera non l'ho fatto fumare. Ma perché la signorina fuma? Fuma? Non sai fuma? Ma come le racchette di sigarette? Ma sì. Adesso la puoi prendere, fuma. Adesso la smette scorno, adesso la puoi prendere perché ancora ti sei maritata. Poi quando ti mariterai? Quando ti mariterai? Certo. Sarà nata cosa, sarà? Prendi la sigaretta. Guardate, quella tremola, prendi la sigaretta. Ecco, una bella sigaretta. Ma se sapessi come fuma, a volte già nascondere il sigaretto che fuma più lei che non fa qualche figlio, sa? Grazie, Giacomo. Giacomo, è stato
stato facendo una tozza. C'è qualche novità? Già. Ma parlo a me tu. Guarda, sto prima di me. Che c'entro io? Non mi devo neanche fidanzare, ma ne manca c'ho pezze. E chi lo sa? Sapete, a volte uno esce, trova una ragazza, si incontrano i sentimenti, l'amore. Sì. Questa è proprio una cosa che appartiene a voi. Chiamo Lucia Pavlade perché so tutto. Avete saputo? Sì, sì. Sì, quando me l'hanno detto, veramente, io non ci volevo credere. Carmela ha fatto bene a dirmelo. È stato promesso? Sì, Carmela. Carmela, sì, sì. Sì, chi aveva capito? Mentre pensavo che... Oh, e ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo a dirmelo, Carmela, perché magari, sapete, poi le due cose Tomo si possono incontrare. Tomo Squadra, io non l'avevo mai... No, ecco. Sono un uomo serio, un galantuomo e so quello che mi resta da fare. Non si dirà mai che abbia abusato dell'amicizia di un uomo come voi, una persona come voi. Altro non c'è da fare che andarmene da questa casa e non metterci mai più piede. Buongiorno. Aspettate, siamo a me. Ma voi state dicendo veramente? Dunque, voi la amate? Sì, Don Pasqua, perché negarlo dal momento con sua vita? Io voglio bene. La voglio bene assai. Non ho mai esternato il mio sentimento nascosto perché innanzitutto mi sono sentito un amico. Don Pasqua, un vero amico. Ed è per questo motivo che non ho mai osato. Già va bene. Sentite, ma voi sareste disposto a sposarla? Voi, se io aggiustassi tutte le cose, se io appianassi ogni situazione... Come guardate, parlatemi bene perché noi siamo uomini di mondo. Io vi ho considerato sempre una persona seria, una persona bella, una persona simpatica. Cioè com'è? Noi siamo adulti. Siate sinceri. Don Pasqua, mi fate sperare in un sogno troppo alto per me. Non sapete, le mie finanze, ecco, sono povere. Non posso permettermi... Luciano! Quando un padre sa che la figlia è innamorata, questo padre non deve far altro che affrettare i giorni affinché questi due cuori si incontrano, si amano, si sposino! Don Pasqua, voi non mi ingannate! Ma come faccio a ingannare? Voi permetterete che io sposi vostra figlia e che davanti a Dio e agli uomini gliela possa fare mia sposa? Lucia, i monti che pure davanti a un plotone di carabinieri! Non vi dovete preoccupare! Sì! Sì! Sassè! Vieni qua! Amatemi! Sposatemi, Lucia! Ecco! Sassella! Che scoglie che oggi superato! Guardate come sono rimasta bella! Una Sassella! Ma non ve lo aspettavate? O ve lo aspettavate? Sinceramente no! Sì, poi a papà, su! Che Luciano se ne deve andare! Si deve andare a fare quel servizio sì. Sopra il posto col direttore! Sì. Poi domani verrà Luciano, bello Luciano!
Sì. Domani verrete, parliamo un pochettino e diamo un po' la notizia a tutti quanti. Luciano, mi raccomando, Luciano. Abbiate, così, insomma, l'amore a tutta la puntata, ma vuole dire il cervello, insomma, voi giovani, così non mi salutate. Un momento, allora, andiamo in giugno, l'amore. Arrivederci, Don Bacio. Arrivederci, caro Luciano, arrivederci. Ma veramente non capisci, sti giovani di oggi, guarda, ha incontrato l'amore. Non capisci chi non volesse tornare per tenere la capolazza. Oh, su sì, me ne andate, non salutare su sì. Ho capito, mi trovo un bacetto. Ma ci la chiamo da parte, i piccioncini. Vieni, su sì, vieni a fare, vieni. Dai il bacetto a Luciano, dai. Ma ci la chiamo da parte, c'hai sempre vergogna. Annunciamo, ci la chiamo da parte. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Caro mio. Sei mamma. Adesso vai al balcone. Sempre lo devi salutare. Quando arriva e quando se ne va. Sempre la tattica. Sì, fammi. Saluta. Si vede? Saluta. Non si vede ancora, papà. No. Saluta. Saluta. Non niente ancora, papà. Se sei fosse caduto pesciò. Mi ci sta più per la te venuto, ma l'hai avvisato! Ma non credo, papà, non credo! Sapete? Eccolo, papà! Salute! Arrivederci! Bravo! Papà! Che c'è? Papà, non si gira! Fatta girare un po'! Salute! Arrivederci! Papà, corre in fretta! Ma corre, può essere male! Devo andare! Ciao, mamma! Arrivederci! Ci vediamo domani! Sì, tu hai, ci vediamo domani! Ci vediamo domani! Ci vediamo domani! Verrai tu! No, Aizza sempre, verrai tu, tagli per tu. Verrai? Tu verrai, razzo tu. Verrai tu? Bravo, faccia tosto ci vuole, faccia tosto. Essere un po' di quel cielo libero. Ma va!
Io ho dato la libertà a Zugulini. Hai fatto buono. Hai fatto buono stasera. Seduto su quella sedia, azionando la vetta che si è nascosto sotto la sedia stessa, dovete azionare la luminaria che sta qua sopra, che non è semplice, ci ho fatto, abbiate bontà. Non è semplice, e poi adesso me lo dite che non è semplice, poi come prima ci stava l'elettricista, stava aggiustando, stava pure pagando la coppa a mano, e c'è l'installo, c'è l'installo, faccio i cattivi, ha fatto l'elettricista, ha fatto le zampietre, che ha fatto, ma mi state dicendo non è semplice, voi ci dovete riuscire, sì, perché voi sì, non mi conoscete. Io da questa stanza mi faccio scimare la venta, avete capito? No, un po' qua si deve accendere tutto, l'illuminare. No, non vi preoccupate, vado qua a scuola. Chi l'elettricista ha cominciato a fare un filosofo per illuminare l'altare della patria? Una cosa semplice, in fondo, posso fare benissimo anch'io. La potete fare pure voi? La posso siete fare. Siete sicuri che la potete fare? Sì, signore. Avete aggiustato, è tutto a posto. È fondo, è fondo, quasi fondo. È fondo, guardate, è fondo. È fondo, è fondo, è fondo. Che fondo, che fondo, che prendiamo? È un bucino del fondo. È pronto. Voi mi state facendo scemazzi a me. La mia figlia è fondo, papà, è fondo, è fondo. Madonna, madonna, che cuore, che cuore. È fondo, siamo pronti, siamo pronti. Ci possiamo andare. Andiamo. Andiamo, dobbiamo fare la prova, dov'è? La prova? La prova, sì, la prova, la prova, la prova. A noi, la prova, la prova, la prova, di come deve venire tutto. Ah, andate sotto. E voi siete lì? Sì, sì, per favore. Pensate un attimo, devo buttare la luce. Mi devo spiegare perché, caro mio, siete un rimbambito e quindi mi devo spiegare tutto come deve venire la situazione. Ascoltatemi bene. Qui da quando siamo tutti quanti a tavola? Ci stai in sciuti. Stai in sciuti.
sto parlando di quando siamo tutti quanti a tavola. Dopo, adesso. Dopo, dopo. Tutti quanti a tavola, cioè, quando siamo tutti quanti a tavola. Quello che deve succedere. Ah, che vino. Ma che fa? Uno sturnuto che mi ha guardato così. No, ecco che parlate così. Guardate un uomo, mi guardate un uomo! Guardate. Allora, quando siamo tutti quanti a tavola, a un certo punto la conversazione inizia a tavola, ovviamente c'è sta Sasella, ci sta Luciano e tutti quanti iniziano a parlare. Ah, Sasella, che bella vagliona, si sposa Sasella. E Giacomelli, ah, che bravo giovane quel Giacomelli, e quanto è simpatico quel Giacomelli, così colà e parole si spregano sotto sopra. A un certo punto voi direte, sentite una cosa, tutti quelli che stanno parlando, ovviamente, sentite una cosa, ascoltano voi che cosa volete dire, ascoltando voi che cosa volete, non guardano a me, io metto la mano qui dietro, abbiccia la peretta, si abbiccia l'illuminare e sai che sorpresa, Ho capito. Vogliamo provare allora, come deve essere il tutto preciso, allora, siamo tutti quanti a tavola, dopo, non adesso, tu andi a tavola, Sasella, Sasella, che bella ragazza che ti sei fatta, Sasella, ti sei ringiovanita tutta, e Giacomelli, quel Giacomelli, quanto è bello questo Giacomelli, che simpatico Giacomelli, ah sì sì, è simpatico Giacomelli, così, così, con là, sotto, sopra, sentite una cosa, Giacomelli è simpatico con quella con Sasella, che bella ragazza, Giacomelli, così con l'altro, sì, sotto, sopra, sentite una cosa, sentite una cosa, sentite una cosa, sentite una cosa, e ballate, si vuole ballare, che sente? Ma già ballai, non devo parlare io, aspetta, aspetta, aspetta. Voi dovete parlare con me, voi dite sentite una cosa a me, già ballai, sì. Perché così abbiamo stabilito! E chi ha stabilito? Padre Pasquale? Tu parla te! Ma voi a chi pensate quando parla? Il pecora in Sardegna! Ah, lei lì in bufala a battipaglia, a chi pensate? Ah, a chi pensate? Ma no, così è la cosa come l'abbiamo ordinato! Ma mi pare che dovevate dire un'altra cosa, io ciò che ciò non ho parlato, che dovevate dire? Così, con là, sotto, sopra. Ah, ho capito. Io dovevo dire, quando voi avete sentito una cosa, benedetto, benedetto figlia mia. Ah, appunto, figlia, dove dovevate dire benedetto, benedetto figlia mia? Ma dopo! Dopo, che voi avete detto, sentite una cosa. Ah, dopo, dopo, ho capito. Beh, state a te. Allora, sotto, sopra, ma sperate. Sotto, sopra, così com'è! Ma già lì! Ah, buio! Voi dovete dire, sentite una cosa! Sentite una cosa! Ma pensate a te! Sì! Voi a me non mi conoscete! Sì. Io sono stato anche in manicomio! State a te! Siamo tutti quanti a tavola! Sasella, oh, bella vaglione, Sasella, è quel Giacomelli, quel Luciano, un tipo simpatico e un tipo giovanile, oh, sai che bella coppia sarà, che bella coppia di sposi, così, colà, sotto, sopra, sentite una cosa, sotto, sopra, così, colà, sentite una cosa. Giacomelli, che bel giovane, Giacomelli, così colà, sentite una cosa, sentite una cosa, sentite una cosa! Non mi voglio dire, non mi piace questa cosa, non mi piace, non mi piace, non la voglio dire, ho fatto mandare pure un elettricista, mi ha fatto mandare questo disgraziato. E lo dico pure a padre e pappalo! A padre e pappalo, io da tutto me l'ha detto. Io tengo uno scemo, te lo do a te, te lo do a me, no.
Ma che mezza fa? Come sta pizzica? Ma prima l'altro, ma... Padre Pasquale! Chi è? Sono io! Che c'è che vuoi? Ho pensato una cosa! Ah, voi pensate? Avete capito? Beh, pensa! Che avete pensato? Che io questa sera, a questa veste, sono stato invitato e non posso assolutamente mancare, un po'. Non è mancato! Non posso mancare! Si parla come umile che potete mancare! Posso mancare? A questa festa non potete mancare soltanto se dite sentite una cosa. Va bene? E va bene, lo dico, va. Ma se lo vediamo di Giugiù, facciamo la festa, lo dico, ah. Non lo dico Giugiù, ha cambiato un nome a quello, guardate il nome Giugiù. Come si chiama Giugiù di Giugiù? Questa notte non vi cazzo. Però... siamo tutti quanti a tavola. Sentite una cosa. Sentite una cosa. Così andate a dire a vostra sorella. Sentite una cosa così, andate a dire a vostra sorella. Un pochettino più di voce. E ridete. Cacciate, non ridete, non ridete troppo, facete una cosa senza ridere troppo. Guardate. Sentite una cosa. Sentite una cosa, non so, dove stai? Dove stai? In bagno. Sentite una cosa. Che? Sentite una cosa. Sentite una cosa. Benedetta. Benedetta, figlia mia. Indeciso. Non c'è Non c'è accesa. Non c'è accesa. È possibile, è possibile. Ma come non è possibile? Non penso bene, non c'è accesa. Lei ci ha messo tutti i fili elettrici. Tu mi fai una sorpresa. Il nazi suona. A Benetta. A Benetta. Ho messo anche a Benetta. A Benetta. A Benetta e chi topì. E non c'è accesa, a Benetta. Non c'è accesa. Ci deve essere qualcosa che non va. E vedete che cosa che non va, che tra poco arriva Luciano. A dare pure un compare, che la compare. Chi lo so pure altri questi due nervosi pure loro. Che c'è? Per il Pasquale! Mi sono dimenticato di aprire le lampadine! Fate, avvitate. Facciamo. L'abitate sicuro? Sì, facciamo. L'abitate sicuro? Sì, comunque. Sotto, sopra! Sentite una cosa! Vabbè, andate che... Benedetta! Benedetta, figlia mia! Ah. Bene. Mi raccomando che nessuno tocca quella sedia, no, sa? No, voglio mamma non... Quella è la sedia elettrica! E là mi mando lì! Là mi mando lì! Non fa la sedia elettrica! Guarda, per mettere una bevetta, vedete che la sedia è una bevetta, la sedia elettrica! Ma di poi ci guarda, mi devo fare un appunto, mi devo fare, eh? Ah, ma mi fate pure l'appunto! Eh sì, perché Luciano e sì, tutti questi preparati, la festa di fidanzamento, non mi giù ancora niente! Dunque ci ha azzeccato, voi a Giugiù, che cosa c'entrate?
Tanto Giugiù, se non sposa voi, sposa nato. Fosse il padre eterno. Ma se sella no. Se sella con quel Luciano, e come si vanno bene, e come si amano. E come vengono il Luciano. Ma è sana, è sana. Non ho capito. Beh, sai, dice, è sano, è stato? No, è sano. È strano? È strano. E allora che è strano? È strano! È strano! È strano! Mi sta facendo a scempazzire! È strano! È strano, è strano! Diceva, è strano un fatto, è strano, che Luciano, appena si dichiarò con voi, innamorato di Cecilla, quando si dichiarò, innamorato? Subito è partito. È partito, è sparito, nessuno ha visto più. No. È strano, so. Io poi sono andato qua al giornale, sono andato a prendere informazioni. Ma Luciano, si è andato a fare. Ho chiesto, dice, ha chiesto un permesso. Ha chiesto un permesso. Un permesso di 15 giorni. Sì, ha chiesto un permesso. Sì, lo so che ha chiesto un permesso. Luciano, lo so. Prima di partire, è venuto qua. E ha detto, come bene, con una faccia che non ti capisco, sto forte dall'ultima nata a Inter, la faccia bianca. Oui, oui. Ho detto, caro Don Pasquale, ha già pigliato tre. Ah. È arrivato il momento che ha già partito, ci vediamo fra 15 giorni. Ah. E 15 giorni sono passati, noi lo aspettiamo per la festa, capito? Ah. E ha scritto in questi 15 giorni? Ha scritto un telegramma, eccolo qua. Anzi, 15 giorni un telegramma. 15 giorni un telegramma, vieni come te, e non devo fare niente la mattina o la sera, io lavoro, capito? Oh, a macchia e mattonello, andate proprio bene a mattonello e mattonello, ma è come camminate, che fate così? Chi le mette annanzi e qui è macchiare? Ha scritto, non occupare. Che ha scritto? Arrivo stasera, stop. Bisogna mettere a posto le cose, stop, Luciano. Deve mettere a posto? Perché deve mettere a posto? Non deve mettere a posto. Deve mettere a posto il fidanzamento, deve mettere a posto per quando si debbono sposare, il pranzo che dobbiamo fare, i bomboniere, la vuoi per te? Ecco, così i bomboniere, perché Pasquale, io con Giugiù abbiamo visto i bomboniere bellissime. A lei Iaia, a un negozietto a più bellino. Sì, la mandati da. A che via? A lei Iaia. A lei Iaia, sì. Era un negozietto bellissimo, c'erano delle bomboniere a forma di pesce. Un pesciolino bello, così. No, più piccolino, con una candela accendo e gli occhi due brillantini, un amore, uno scettato, bellissimo, un pesciolino e una candela, non la metti una candela, dai un pesciolino, no, è bello, per le bomboniere, per tutto il fidanzamento, io pure a volo quando mi sposate faccio le bomboniere, ah, fate voi, due bomboni così, così faccio a voi, così andate a vedere, e vi faccio vedere, i bomboni, abbiagliai, Viene, ma non mi preparata. Ma non è che disordine! Chi è stato? Ma di chi è stato a guastare tutto? Chi è stato? Antonie, e secondo te chi è stato? Bebe! Oui. Bebe, tu lì per me, capito? E tu facciamo, mi ha preparato la tavola, vieni tu, gli arraguglio tutto quanto sotto il coppa. E a casa gli amici tu passa. Non ci aspettiamo, manda va di mano. Nene, ma non ti spicci, non ti spicci. Facci pazienza, io non so niente, io non ho combinato niente, ho combinato. È stata fatta il Pasquale, per fare le lampadine sotto, sopra, a mi sotto sui sotto, non sacci niente, non sacci. E meno male che siamo tra sotto lui e il nostro serra. O se no sai che succedeva, che da succede? Bebe, se Sella da un po' di tempo a questa parte è nervosissima, non ci si può più parlare, tutto non va bene, fa rimproveri a tutti quanti. Gesù, che lo prima non diceva una parola, non la veniva e non la sentiva. Eh già, ma invece si improfuma, si fa il manicure. Bebe, si trucca. E che c'è fa? Si trucca. Sella si trucca. Mira che novità, si trucca. Ma perché voi fino adesso che cosa avete fatto? E scegliere la mattina la sera vicino allo specchio a struccarvi è bello e brutto, guardi questo colore, ma stasera non si trucca, stasera è cambiata, stasera è cambiata, sì, bebe, oui. Stasera sei cambiata. E che c'è da? Vieni, io a stasera l'ho modernizzata a stasera, sì. Una volta, sarai attento. Prima tu non mi capire che hai fatto la più, la stupida di E se non lo ammetti, tu ti lo voglio far
Comanda, me da le mani! E va bene! E poi la madonna di questa casa! Oh, madonna mia! Ma l'ho fatto, scusa! Avrà ragione! Papà che l'avrà ragione! Sì. Non l'ho cambiato! Papà, ti leggi da domani! Ecco qua la croce! Ecco la croce! E va bene, beh! E va bene, un po' di calma, tanto ormai la ragazza è fidanzata! Ecco il c'è! Che gente, non è fidanzata, scusa! Allora, adesso che torna Carmelina sposata, che deve fare? Che deve fare? Ci deve abbuffare di mazzata! Abbuffare di mazzata! Gigi, Gigi, quella ti ha fatto i segni delle cinque dita sulla gola! Oddio! Ti ha rovinato, quello è sfregiato! Ho fatto la morte! Ho fatto la morte! Diccia la testa! Mamma mia! È notte, è notte! Ho subito, è bene! Bebe! Bebe! Ma cortesino, ci fate portare lo stomaco! Andate giù da Saverio e la figlia 2 minuti che ha giordinato giù all'angolo, facite hambre! Appunto, all'angolo da Saverio, a Cattavino Lume! Li portate qua e li mettiamo a fresco, fate presto, su! A me! E a voi, sì! E non ci capite, elegante come sono, invitato a questa festa, con la mia fidanzata presente, va a raccattare come ad sai. Non esiste proprio, io sono un signore. Ma come se ne vuole questo signore? Saverio, è pur signore di voi, che patite, Saverio, sì, sì. E poi d'altronde io la pigliamo non ho pure meno uscito fuori di casa via. Subito me ne andate. Anzi tu ci fanno cosa, anzi pure tu, ma che ti passo male capo e l'altro ti offrendo in faccia. Io? Ma esiste proprio, io sono sfreggiata, tengo il vestito elegante. Sì, ma ho capito, se non ce l'ha lui, ci devo andare io. Ma fermo, papà, ma ce l'avrà giù. Ma perché non ci faccio un bebè a figliarti cocò? Ma fermo, papà, ma perché non ci faccio un bebè? Giusto. No, perché non chiamo sono pure a figliarti. Ma voi siete pazzi? Ma che si sono usciti pazzi in testa casa? Sì, perché? Due volumi. Che deve essere un accidente, non si ha faccia. Ma che sono due bombe atomiche. Non ce la faccio poco, due melloni. Ho pensato. Ho pensato. Sì, sì, sì. Vuol dire che fai due viaggi. Ma ragazzo, ma due viaggi? Chi sei scemo pure chi sei? Ma stai mazziando? Che fa? Sotto ragazzi, due viaggi. Qualcuno che mi viene passare per assaggi, ci sto a prendere il mio lupo. Ma sei scemo? Oh, ma insomma, in questa casa non ci sta nessuno che poi appiglia i comuni a farsi servizi pesanti, pesantissimi. Antonio! Io tu come dire non mi vanno a pigliare, papà, non ci vaga, non ci vaga! Ma quando lui mi ha pigliato il passaverdio? Ma prima non la casa! Preparata, Maria, ti hai fatto in cucina, ma preparare altre cose, che cadere in una festa. Sì, sì. Ah, bebè, sì. La festa qua, pure ci sono andato a prendere il menù. D'altronde la coppia è uno! Oh, per le cacce di casa, no. Capite? Ne ha prendi me tu! Ma per me, stai dimenticando la sosta! Guardate, che non ci ha capito così poco, ma non vediamo nulla, non mi hanno capito! Camminavo così sopra i tacchi, ma che non si da chi si cammina, ma di papà, io non mi sta facendo venire l'esaurimento del bosco. Tutto a posto, figlia mia. Non mi pare che ci aggiunge tutte cose, papà. Mi visto bene, ci sta tutto, perché casa stasera se non trovo tutto in ordine, sai, adesso si deve fidanzare, sposare, o voglio. Ma per sicurezza glielo domandiamo. A stasera. Ma ti rispondo malamente, ti faccio sentire. Con calma, oggi faceva, ma perché stiamo così elettrizzati? Da pochi calma, adesso siamo tutti pagliati, ma guarda chi è, va bene, è fidanzata, adesso tu le cose che non devi chiedere, chiedecelo con gentilezza, la con garbo, sì. E con eleganza, ti raccomando, tu la chiami e lei dice... Sete! Ma che è stato? E lo cerchi dopo, sì? Non è una cosa di assare, vediamo mai
non può mangiare. E ci vorrei, fallo mangiare. Sei abituata a poco, tu quando hai conosciuto Luciano. Ha tirato un tiro, si sapesse. Oh, ma adesso ci parlo io. Con una certa educazione, capito? Senza! Faccio pazienza! Vieni un pochettino qua! Fumitavo queste sigarette e poi bisogna mettere a posto la tavola! Faccio pazienza, così non viene da un sacco fa niente! Grazie, senza! Con educazione! E lei risponde con educazione! Uffa, papà! Quando si mette pure tu! Senza! Che fa? Che fa? È questo? Sì, ma metti là. Non ti preoccupare, li metto io. Che fa che sei lottata con il cristallo? Sì. Lo metti in casa, non si rompe pure il cristallo. E l'hai posato? E l'hai posato? C'è su questo, avete? Su questo? E quali dove lo mettere? Piano, piano. Quelle d'argento, si capisce. L'hai messo. E tu voi oggi credete che sia una giornata come tante altre? E dove stanno quelle d'argento, eh? Dove stanno? Lo so io dove stanno. Non lo so dove stanno, non lo so. Lo so io dove stanno. Tieni la chiave, facci pazienza, stanno nella cristalliera di là. Non va a rompere i bicchieri di cristallo che sono antichi, vogliamo mai uccidere. Papà, capito? Cazzo, che fa? Niente. Ti compro le più di moda. Si comprano quelli più moderni, più di moda. Pure si se scassa. Che fa? Io non mi scassa niente che ti scazza la capita. Non so. Susella, come sei cambiata? E queste carte sono quelle che ti ho regalato io. No, papà, le tue non mi piacevano. No. Sai com'è? Erano troppo ordinarie. Ah, sono ordinarie me. Ho comprato queste che sono più lunghe. Sì, sì, ho visto. Guarda, guarda, ma ti faccio vedere. Guarda qua. Guarda, guarda. Sì! Sì! Ho visto, non mi preoccupare. Ma sono proprio di classe, possono, se lo può permettere. Luciano, sai, non è che lavoro sempre saltuaria. Già, papà, ma tu hai dimenticato che io ho una donna. Non voglio rinunciare a niente, papà. Voglio una bella casa, al cinema e al festival. E Luciano mi con tutte le sue illusioni. Scusi, ma sei sempre innamorato? Quando poggiavi la testa sulle mie spalle e piangevi. Me lo devi dire adesso. Già, papà, ti mai piange? Mai. Mai. Nemmeno se ci metti una cipolla sotto agli occhi. E io poi non è. Ma perché dovrei averla, papà? So che a te fa tanto piacere vedermi così, trasformata, una cosa. Se si vuole conquistare la vita... No. Sì. Sono arrivati, primo comunale, sono arrivati. A
avanti, padre Pasquale, ho bisogno di... Stanza da lei! No, stanza da lei, andiamo! Tornando! La stanza è niente, chi non lo so più! L'uno è la mano giù e tenete che cavalieri! Il luna è genito, sanno! Avanti, portatelo in cucina! In cucina? Mettetelo sotto la fontanella! Sotto la fontanella, sotto la fontanella! Poi ci mettete un panno bianco sopra, aprite la fontanella e fate scorrere piano piano piano! Così quando la andiamo a prendere... Andiamo a andare! Sì, sì, con questo intero madonna! Andiamo a giocare, che spingi! Apriamo la porta! Il capattino di casa! Di là ci stai con Balbo la moglie, ci stai ricco come in mano. E perché hai cavallato come? Tu con la bocca dove li parla? Ehi, papà, se ti sta bene è bene, se no... Scottonata! Sono un baralla che si stanno sempre... Ma non mi stanno appiccicando, no, no, come accomodatevi, come non vi preoccupate. Accomodatevi. Sì, voglio che stanno in taga, se no. Sì, lo facciamo bravo. A me non manca. A tutti i giorni. In taga, se no. A me non manca, se mi manca. Un po' di allegria, su, stanno a me. Ma che stanno appiccicando, compare mio, il sonnambulismo. Compare mio, che stanno ormai mattino, come si urna, sì. Non mi sei. Sono prima in taga, sì, in vita, in un bar. Che succede? Che succede? Erano gli invitati, li ho invitati per pezzi, insomma. Però che pazienza, ma te vuole tu, insomma, sai, non c'è stai. C'è pensato la professione. Non so. Non fai in un'area, no. Tutti i sera, tutti i no. Ma tocca a correre la priessa, ma tocca a capire i cornicioni. Per cornicione, a che fa l'equilibrista? E andiamo! Che sta? Cammino in doppi cornicione lo palazzo! Come se stessa a casa sua! E stessa a casa sua! Hanno mettere il mantello, compa! Che sta a testa? Ma non ti preoccupare, se fa oggi e torna a casa tua! Ma che giro, compa, non è una conoscenza a casa! Cioè, voglio mai piacere se sei là, la di me la che... Piacere, e vorrei che succede? Vorrei che succede? Compa! Giacinta! No, non è... Giacinta, sveglia! Scendete, Giacinta, scendete! Ti voglio raccontare l'altra notte che mi ha fatto. Ma un po' un
a torto, sì, figlio! Sì, c'è contato! Lo vuoi raccontare? C'è il mutuo una volta, non ti l'altra notte. La figlia sua non spinge, sì, vada! Su, su! Ah, non c'è qua, ma tu qua! Sì, subito, figlio su! Ma da notte, per stare che c'è? Che visto che mi è successo? Che succede? Ma scegli! Perché la notte sa uno si scende per le cose. E vado a vedere, non me la trovo vicino. E non si conta, non la trovo vicino. No, sempre perché la sera, no. Ah no. Vado in cucina. E non ci so. Vado in compagno. E non ci so. Vado in cucina. E non lo trovo. Sembra andato a bar. No, a Rostè. A Rostè. Ha avuto la porta di scala, la mia di scala. So che mi scende, Ti capisco sciolto. Faccia bianca, una camicia di notte in corpo e una candela abbicciata a mano, ma forza fa che sti? Una capa è morta, compagno. Si avrebbe la mia ciscala, che succede? È compressione, certo è una compressione. È venuto una roba. Forza fa che sti? Ma che si mi ha ammasciato? Io non lo so, mi tengo un sacco di ospito. Come te lo andai piano piano, la potevi ammasciare piano piano? Provaci, non può, però. E mo ci provo. Com'era? Figli proprio sonni, capisci? Sì, sì. Che sono nel canonotto. Com'era? Con la Giacinta! Con la Giacinta? Che sta? No, così dico. Ma voi capite spesso questo fatto? Sì! Saluto! Figli pure un raffreddore! Ma guarda! Ma chi l'ha fatto sto storno? Voi! Volevo? Sì! La signorina! Ma d'accordo! E prima che ha mandato in coppia con il signore malato. Ha già cominciato a fare quando ha conosciuto. Ah, la bellezza. Allora se tu non vuoi, ma te. Ah, si è fatto un brutto effetto, la comare. Brutta assa. È brutto l'effetto che l'hai fatto una volta. È 60 anni. E come non so qua, frescia la corda e sta dopo. Allora, dai, una cavolo, dai, ti. Senti, guarda a te sta dopo, l'hai fatto l'effetto con mano dei cotti e papavere. Scherzo tu. Comunque lasciamo perdere. Parliamo del necessario, tu mi hai raccontato. Non lo curiamo proprio. No, pensiamo. E parliamo. Ma hai detto che non sì, 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 caro Comazzo, se non si è fidanzato. No? Matteo, quindi, che bel partito. È un ragazzo splendido. Buona, e mo viene da poco, sì. Dobbiamo fare il fidanzamento ufficiale. Fammi parlare un attimo. E viene anche Alberto. Alberto Cuccarmelo. E ci troviamo qua, compare mia, così facciamo. Sì. Una tavola soltanto. Se sapessero come che si è sottrata un baguette si è sottrata ma potremmo mai pagare si che si fa comprare in braccio della signora come si papà si sì, stanno vedendo sì maravigliosa sì. Sì. Tanto ma fin quando arrivano tutti da corre riposarvi un po', fate stanchi, riposatevi. Papà, dimmi figlia mia. Io ero venuto per dirti che stanno arrivando Carmelini e Alberto. Oh, veramente? L'ho visti da là dentro, eccoli qua. Come stai dicendo? Aspetta qua, ma vado ad aprire. Dove va? Aramai, che vai ad aprire? Ma padrone, la donna che si deve fidanzare, sposare, vai ad aprire. So io chi deve andare ad aprire la porta. Bebe! Chi sta? Bebe!
ti hanno buttato. I ragazzi, andiamo. Sì, sì, andiamo. Perché sono fatto mangiare dopo, in testa? Perché, vado alla mia morte. Oh, ve ne cacci di casa. No, no, no. Andiamo. È mia figlia. Andiamo a aprire, caro, non ti preoccupare, figlia mia, che matrimonio, caccia combinato quando tu sposi tu, figlia mia, caccia combinato, cammina, cammina.
Tutti i valigi con come aveva la porta, il servito. Luciano, ma che sta? Beh, sono venuto apposta per mettere onestamente in chiaro tutto. È impossibile far correre ancora l'equivoco, capisci? L'equivoco. E come si fa? Beppe. Ma nonna, calmati, Alessia, calmati. Assetti, tu sei domani tutto quanto, sei domani, siediti. Beppe, tu conosci il mio carattere. Io stimavo Don Pasquale. È proprio per questa stima, Caterino Pis, questa adorazione per la sua persona che al momento opportuno mi hanno fatto manco coraggio e cericere che si trattava di un equivoco. Capisci? Un equivoco. Gli parlo di una persona, Beppe. Non era Sesella, no, non era Sesella. Non ebbi la forza allora. E adesso? E adesso come si fa? Mannaggia! Quello padre Pasquale aveva un dispiacere enorme, avrà. Come si fa? Quello fa tutti questi preparativi qua, la festa di fidanzamento, tutti gli invitati. A luminaria, là. Una giornata di lavoro senza niente mi hai fatto fare, guarda là, guarda. Sotto, sopra, così, colà. Non posso dire, manco più sentito una cosa. E come si fa? Mannaggia la capa tua, ma pure tu con queste selle, che diavolo, ce lo potevi dire? Non t'avrebbe mica mangiato, non t'avrebbe. Ma non hai capito niente allora? Come? Non hai capito niente? Che ho mentito per non darle un dispiacere, capito? Stupidamente, sì, ma per questo motivo ho mentito. Durante il tempo che sono stato fuori, non ci fatto sapere più niente, mi sperando che loro capissero qualcosa. Niente. Vabbè, hanno capito. Appunto due giorni fa, ricevetti su telegramma. Un telegramma? Ti aspetto fiduciosa, Sesella. E allora ho capito che la cosa si faceva veramente seria. E perciò sto qua stasera. Come si fa, amore? Che hai pensato di fare? Come la sistemiamo, sta? Beh, mo proprio gli scrivo una lettera. La lettera? La lettera. E non ti fai vedere? No, signore, ma ci farei, beh, una lettera, sì. Una lettera? E tu gliela consegnerai. Io? Sì. No, oh, esiste proprio, no, non mi metti in mezzo a queste cose. Quello va del Pasquale mi odia a me. Quello mi ha detto che mi avevo cacciato di casa, non mi scuso che faccio giù. Beppe! Non mi metti in mezzo, ti prego. Beppe, tu sei un amico. E l'amico? Dunque c'è che c'entri. Ma oh, mi odia. Per piacere, si tratta di vita o di morte. Te ne prego, Beppe, non mi abbandonare, almeno tu. Ma non è una mia, metti la mano tu. Beppe, no. Metti la porta, avvisami se viene qualcuno. Mannaggia, ci hai messo un bel guaio. Oh, un amico, Beppe. Signori, adesso si sente per ascoltare il pezzo di musica che ha causato l'incontro con Luciano. Caro Don Pasquale, con voi non mi riesce di mentire. Siete un uomo che stimo e voglio bene. No, voi non meritate un minimo. Un matrimonio di interesse sarebbe la morte. Non amo vostra figlia e non l'amerò. Parto. Non ci rivedremo mai più. Luciano. Bebe, chi si obbietto? Questo è il biglietto, io parto col treno delle 12, non mi faccio vedere per un po' di tempo. Ma come parte? Non ti sei manco vedete? Quello è venuto pure a cammela con il marito. Col marito? Col marito? Io? No. No. Che mancia favore, Beppe, che mancia favore? Mi raccomando, salutami gli amici. Fatto pure, Beppe. Sì, mi raccomando, vedete altre cose!
capito? Ma va bene, Luciano, e le cose debbono funzionare, no? Poi vada lì, tutto questo funziona. Poi arriva anche Luciano. Che caso il nome non guarda? E chissà cosa. Vabbè, ma tenissime notizie di Luciano. E che se non si fa prima cosa? Padre Pasquale. Che c'è? Fatevi forza. La vita. E la vita è fatta così, succede le volte che. Vabbè, che è successo? Io non l'abbiamo mai visto così. Che è stato? Padre Pasquale. Don Pasquale. Malgrado tutte le cattive manie che usate sempre nei miei riguardi, voi lo sapete che vi stimo e vi voglio bene. Io bugie non ne so dire. Beh, ma che è successo? La mia parola è una. Beh, ma che è stato? Mi state facendo stare sulle spine, ma che è successo? Don Pasquale, Luciano è stato qua. È stato qua? Luciano? Sì, mi ha detto di. Mi ha detto di consegnarvi questo biglietto, io non volevo, lui mi ha messo in mezzo, amicizie, sapete? Luciano mi ha dato il biglietto. Un bacio qua, io non volevo. Avete ragione, bebè. Io già ci facevo, sai, io tengo un brutto carattere, a volte non so neanche dimostrare l'amore che tengo per qualche persona. Proprio per il carattere che tengo, per il mio modo di fare. Ma voi siete veramente una brava persona, bebè. Adesso fatemi una cortesia. Io tra poco là, mi chiamate il compare. Il compare, sì. Ditegli che deve venire subito. Sì, sì. Grazie, bebè. Che c'è qua squadra? Mi cercato. Poi Matteo, che c'è? Vieni. Matteo, al set ti lanciava una volta. Guarda che c'è. Matteo, è successo un fatto grave. Grave assai, Matteo. E parla, Pasquale. Non mi fa mettere paura. Che succede? Le prime rate che sta letto, vedi? Sulla rata Luciana che è stato qua poco fa. Tu ci pensi, Matteo? Proprio il giorno del suo fidanzamento. E mo? Mo che ciò dici, Matteo? Quello non è più una creatura. Non è più una vaglioncella, Matteo. E se qualcuno ciò dice, sai che cosa? Prenderanno colpa. Non lo so, tengo paura pure che possa commettere qualche gesto insano. Ma che non l'amassimo, me lo poteva dire subito. Forse non mi ha tenuto coraggio. E mo, Matteo, non è peggio. Ha peggiorato le cose. La peggiorata, il crollo di tutto, Matteo, il crollo di tutto. Capisci perfettamente il tuo stato d'animo, che è quello di un padre affettuoso. Ma tu hai capito che Cecilia si è fatta anziana, e se ti è rimasto in casa, significava che era la sua vita, era la volontà di Dio. Non ti preoccupare, se ti fa piacere, qua Cecilia ci parli. E tu devi andare, non si ci fanno lì, salta calma, te lo vai a. E che cosa è questo? Salta calma, Matteo, parlaci tu. Sì. Parlaci tu, Matteo, perché io non tengo forza neanche dicere una parola, Matteo. Ma tu hai capito che mi era capitato, Matteo? Ma tu ti sapessi come sei contento. E io, Matteo, quel passo che dovevo fare, un matrimonio. Era cambiato, Matteo, capisca, però ne te paga la faccia. E sono aggravesti la situazione. Lasciami trovare un pretesto. Lasciami stare. Madonna, che sono giovane, scusa, non ti preoccupare. Aspettate un attimo, voglio una fame proprio che ti tengo. Vieni, era stato il piatto, ma proprio oggi no. Quando si mangia?
Mettiamoci tutti a tavola, Luciano ha telefonato poco fa, ci è dovuto e tarderà molto. Possiamo provare a metterci a tavola. Va bene. Sì, sì, sì. E così ha detto. E allora, porta il linea. Così ha voluto sei segnato. Giulia, vicino a me. Sì, sì. Eccoci qua. Sì, sta per eccoci qua. Sesella, dove sta? Ma dove sta? Sesella! 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 Baba, 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 Ba